Ecco, abbiamo. Buonasera a tutti e benvenuti in questo angolo per questo pubblico dibattito che ci vede interessati in modo particolare tutta l'amministrazione comunale e tutti i sindaci emeriti che hanno amministrato Porcello. E prima di iniziare volevo portare il saluto e il benvenuto a una personaggio che è qui con noi questa sera ed è il deputato della Repubblica Italiana, l'onorevole Maurizio Turco del Partito Radicale, che ospita qua in questa piazza questa sera. Diamo il benvenuto all'onorevole Turco. Un saluto particolare lo voglio portare a tutti quanti i cittadini che sono qui presenti stasera per questa manifestazione che non ha nulla di politico, ma è solo un'assemblea pubblica per portare a conoscenza alcuni fatti che sono successi in questi giorni. E benvenuti quindi a tutti quanti in questa piazza, un ringraziamento va a tutti gli emeriti sindaci che sono qui presenti, però voglio dire insieme al nostro avvocato Gino Sciumbata che segue questa vicenda da tantissimi anni. E la mancanza di alcuni sindaci è stata motivata per qualcuno per impegni personali, qualcun altro ha voluto non partecipare perché secondo lui avrebbe avuto anche degli impegni già presi prima, ma voglio dire, siccome la convocazione è stata trasmessa con largo anticipo, credo che gli assenti non hanno ragione a non partecipare, quindi non vogliamo fare polemiche su questo. Questo è un incontro che è stato organizzato perché, come voi ben sapete, anche io ho potuto apprendere dalla stampa e dalle notizie apparse sui blog e anche da una comunicazione che è arrivata successivamente all'ente da parte dell'avvocato Sciumbata, in cui la vicenda De Riso avrebbe avuto un epilogo finale che è quello della sentenza in cui il procuratore generale della Corte di Cassazione ha concluso condannando quindi questo comune, quest'ente, sul ricorso promosso dagli eredi di Riso per un esproprio che è avvenuto circa 30 anni fa. Quindi l'amministrazione Camastra, l'amministrazione di Giovanni Camastra, l'amministrazione attuale, non ha in alcun modo nessuna responsabilità su questa sentenza, per cui noi siamo destinatari di questa. Abbiamo un ruolo di accettare questa, siamo obbligati ad accettare questa sentenza, ma nello stesso tempo non abbiamo avuto se non il ruolo di aver pagato, aver estinto in la quasi totalità il debito con la famiglia De Riso, in cui lo dico pubblicamente, dal 2009, da quando mi sono insediato io, abbiamo estinto totalmente il debito con i De Riso, che è di circa 1.159.000 euro, che sono state pagate una parte per un'azione che ha promosso l'ex sindaco Giovanni Puccio, che in seguito alla sentenza che era avvenuta precedentemente ha contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per circa 700.000 euro, per cui questi 700.000 euro sono stati già pagati alla famiglia De Riso. Successivamente, in seguito all'alienazione di alcuni beni, quindi come voi sapete nella vendita dei capannoni che sono stati venduti e ceduti a privati, l'amministrazione Camastra, Giovanni Camastra, ha provveduto al pagamento definitivo della sentenza, quindi per un totale di 1.159.000 euro. Dopo questo evento del pagamento, noi sapevamo che c'era la possibilità che questa vicenda andasse in Cassazione, come che era stato proposto il ricorso, e quindi eravamo fiduciosi che in qualche modo potevamo avere qualche approccio con la famiglia Riso, che l'abbiamo avuto qualche approccio con la famiglia Riso, di poter addivenire praticamente a un
un accordo bonario per quanto riguarda la chiusura della vicenda, visto che la famiglia De Riso è è proprietaria di grandi aree qui nel territorio di Borgello, in cui ancora sono dichiarate zone agricole. Noi abbiamo intenzione tuttora di poter addivenire con la famiglia De Riso ad possibile trattativa, inserendo questi spazi, queste cose nel nuovo piano regolatore, nel nuovo PSC, di poter destinare queste grandi aree che sono all'interno del territorio comunale, che sono veramente edificabili, credo, di poter cercare con loro di addivenire a un bonario componimento della situazione. Ma prima di passare la parola all'avvocato Gino Sciombata, che ha seguito questa vicenda, voglio solamente fare una precisazione, che questo dibattito è stato organizzato in modo che tutti i cittadini possano partecipare. Non c'è un motivo politico per cui è stato fatto. Io non voglio fare propaganda politica, non voglio entrare nel merito della discussione, anche perché diamo il benvenuto a Giovanni Pucci, che è arrivato in questo momento. Quindi dicevo che questo dibattito è stato organizzato per cercare di informare innanzitutto la cittadinanza di Botticello di quanto è successo nell'arco di questi 30 anni. Ogni sindaco ha avuto il ruolo che ha dovuto gestire, per cui ha fatto le cose che doveva fare, ma sicuramente qualche cosa non è andato verso il verso giusto, per cui noi in questo momento siamo destinatari appunto di questa sentenza che condanna il comune a un pagamento di una cifra che non ha possibilità di pagare. Unitamente, voglio dire, lo voglio anche annunciare in questa sede, che siamo destinatari oltretutto anche di un'altra sentenza del TAR che condanna il comune di ulteriori 2.600.000 euro per quanto riguarda la vertenza traversa. Quindi, cari cittadini, la situazione debitoria del comune non è di quelle che possiamo sicuramente pagare e trovare una soluzione adeguata per il pagamento. Io sono qui ad accettare qualsiasi consiglio, qualsiasi suggerimento, qualsiasi proposta da parte sia dei cittadini e sia dei sindaci che hanno amministrato e che a loro detto hanno sempre voluto bene a questo paese, di cercare di divenire a una soluzione definitiva per non far soffrire questa cittadinanza, questa cittadina che sicuramente, oltre ai problemi debitori, deve fare i conti con altre situazioni molto più gravi: la mancanza del lavoro, la mancanza di sacrifici delle famiglie che non possono andare avanti con un piccolo stipendio. Viviamo di solidarietà, viviamo di pensione dei nostri genitori o dei genitori, viviamo di assistenzialismo da parte di qualcuno, per cui il lavoro è sempre meno. Quindi noi dobbiamo trovare tutte le formule per poter uscire da questa situazione e dare la possibilità ai cittadini di non vedersi da qui a poco tempo trovare il comune in un dissesto, quindi in una situazione debitoria che aggrava di più la situazione. Passo la parola all'avvocato Sciombata, che ci illustrerà l'iter burocratico di questa vicenda. Allora, signori, consentitemi di stare in piedi, perché sono abituato a parlare in piedi. Intanto è un piacere stare con la comunità di Botticello, della quale io mi sento uomo di casa, perché sono fraterno amico di tutti i cacciatori, tra le altre cose, e su questo mi tiro l'antipatia del mio amico Procopio. E poi ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con tutti i sindaci del comune di Botticello, a partire dal mio amico Giuseppe Puccio, per continuare e finire con il dottore Camastra. Quindi è un rapporto, al di là del lavoro, affettivo, che io intendo conservare come una grande esperienza della mia esistenza. Io credo che tra le tante questioni
processuale che ho affrontato anche su questo comune, una delle più importanti è sicuramente questa del processo De Riso. Sicuramente, come dire, il processo De Riso e l'esproprio De Riso si inseriscono in una problematica che non è solo del vostro comune e nemmeno solo della zona della provincia di Catanzaro, è una problematica di carattere nazionale, perché un pochino tutte le pubbliche amministrazioni, io voglio dire, ho decine e decine di cause in materia espropriativa, nelle quali difendo non solo il mio comune, il comune di Cropani, il comune di Botricello, il comune di Sellia, il comune di Borgia, ma ho il piacere anche di difendere per esempio comuni grossi come il comune di Soverato, come il comune di Catanzaro. E una caratteristica comune in tutti gli espropri, ma poi per mia conoscenza diretta, per aver studiato anche questa materia, posso tranquillamente dire che queste problematiche che suscitano le problematiche, i temi dell'esproprio si estendono a livello nazionale. Cioè sostanzialmente che cosa succedeva, soprattutto nel passato? Nel passato, ove non si faceva l'accordo bonario per fare le opere pubbliche, si procedeva all'occupazione d'urgenza. Quindi la possibilità con una semplice delibera del Consiglio Comunale di occupare, di prendere al privato il territorio oggetto dell'opera pubblica. Si faceva un'occupazione d'urgenza e entro 3 anni o 5 anni quell'occupazione d'urgenza doveva essere trasformata con l'esproprio definitivo. Questa è la procedura della legge. Che cosa nella pratica e nella prassi al 90% è successo, ripeto, a tutti i livelli? Tant'è che si è posto questo problema anche il legislatore nazionale, che interviene nel 1992 con una legge di sanatoria per sanare un pochino tutte queste situazioni. Che cosa succedeva? Che gli enti comunali ultimavano l'opera pubblica, prendevano il faldone e lo mettevano in archivio, scordandosi che entro i 5 anni l'occupazione d'urgenza doveva essere trasformata in espropriazione. La differenza tra l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza è sostanziale, o meglio, soprattutto una volta era sostanziale, che mentre l'indennità di espropriazione portava, al di là di tanti passaggi della Corte Costituzionale, che non è questo il luogo per andare ad esaminare, che cosa succedeva? Che con l'indennità di, se si doveva pagare l'indennità di espropriazione, c'era la possibilità dell'abbattimento del 40% del capitale da pagare. Se invece si entrava nell'ottica dell'occupazione usurpativa, cioè quando gli enti comunali scordavano di fare l'espropriazione, il prezzo era il prezzo di mercato, perché era un risarcimento del danno e non l'indennità di espropriazione. Questo è un problema che ha riguardato un pochino tutti i comuni d'Italia, tant'è che il legislatore si è posto questo problema e il 1992 fece una forma di legge sanatoria. Il decreto, il 90, viene convertito in legge nel 92. Il decreto, sì, il decreto è pregresso. Questa è una considerazione, come dire, di carattere generale, per cui non bisogna, come dire, gridare, come dire, allo scandalo. È una problematica comune, è una problematica comune. Il vero problema per gli enti comunali, che ha mandato un pochino decine e decine di comuni, e soprattutto i piccoli comuni o i comuni medi tipo il comune di Botricello, l'ha mandato sull'orlo del dissesto. Perché che cosa è successo? È successo che in conseguenza delle occupazioni abusive, naturalmente non avendo il riferimento della commissione provinciale che deliberava l'indennità definitiva, il risarcimento del danno doveva essere deliberato dai tribunali. I tribunali sono un problema. Io da avvocato debbo consigliare
a chiunque ha un'avvertenza di chiuderla bonariamente, di non andare in tribunale. Io lo dico pubblicamente, ma lo dico quotidianamente nel lavoro che faccio nel mio studio. Sconsiglio di andare in tribunale. Perché che cosa succede? In tribunale, per avere una sentenza che possa dire la parola fine, decorrono decenni. Nel caso specifico, questa vicenda nasce il 1985 con la citazione del De Riso, il quale chiede praticamente il conguaglio di una convenzione, di un accordo bonario. 1985 è l'atto di citazione. Il 1985 la parola fine a questo processo è stata data allorché abbiamo discusso in Cassazione, per la seconda volta in Cassazione, non ricordo bene, ma insomma circa un mesetto fa, cioè la bellezza di un trentennio. E l'aspetto abnorme di tutta questa vicenda, che la sorte capitale presunta, perché ancora calcoli definitivi, perché non abbiamo né io né l'avvocato avversario, abbiamo ancora in mano la sentenza, abbiamo delle notizie ufficiose che potrebbero non essere nemmeno precise. Praticamente la sorte capitale, che è intorno a 1 milione di euro, ha prodotto effetti, diciamo, collaterali sotto l'aspetto degli interessi e della rivalutazione, che sono decisamente superiori a quello che è il capitale. Prendetele con il beneficio dell'inventario e con l'incertezza della notizia che vi do, ma sostanzialmente sembrerebbe, da notizie ufficiose che personalmente ho acquisito dalla cancelleria attraverso la lettura di un amico di Roma, la sorte capitale dovrebbe aggirarsi intorno al 1 milione di euro. Gli interessi sono circa 2 milioni o anche qualcosa in più, la rivalutazione monetaria è 2 milioni e qualcosa. Quindi come ben vedete, sono più gli effetti dei tempi di questo processo, che il valore del bene reale. Questo è, ne parlavo con tutti i sindaci, ne parlavo con Giovanni Camastra, ne ho parlato con il dottore Michelangelo Giurleo, pone una problematica a tutela di quelli che sono gli interessi del comune. Io dico che dobbiamo fare un tavolo di lavoro nel quale studiare non solo l'aspetto patrimoniale, come va gestito questo aspetto patrimoniale, valutare per esempio, cosa che io ho fatto per il mio comune, per il comune di Sersano, dove a fronte di un debito sempre di natura espropriativa e sempre con il solito errore di non avere convertito in espropriazione, parlo del comune di Sersale, per non avere convertito in esproprio definitivo un'occupazione d'urgenza del palazzo comunale, da 300 milioni siamo andati a finire a 2 miliardi. E lì si è posto questo problema. Il problema di Sersale, per quanto è un comune grosso, il comune di montagna ha un'economia molto relativa. Si è posto sul piano giuridico-politico come uscire da una vicenda di questo tipo e si è convenuto, anche attraverso incontri con la prefettura, uno studio mio anche personale, di dichiarare il dissesto dell'ente. Io non voglio dire che questa è la soluzione per il comune di Botricelli, non voglio dire questo, perché il dissesto dell'ente comporta una politica di grande rigore in ordine ai conti, e che deve essere valutata, deve essere ben meditata, e quindi ci deve essere un tavolo specifico di studio che
insomma, deve affinare l'argomento. Quindi io lo do come oggetto di discussione anche in paese, se vogliamo. Però esiste un'altra problematica. Lo Stato italiano, per vedere riconosciuto un diritto, impiega la bellezza di 30 anni. La decorrenza dei 30 anni comporta per il comune di Botricello un danno di quasi 4 milioni di euro. Questo problema, a mio avviso, deve essere sottoposto alla Corte europea sotto il profilo dei diritti dell'utente a vedere esercitata la giustizia in termini ragionevoli, perché è abnorme, e su questo io concordo con tutti, che è abnorme che un comune debba essere messo in croce perché sostanzialmente per aver acquisito un bene che ha una certa valore di carattere patrimoniale e poi dover pagare a distanza di 30 anni 5 volte il valore di questo bene. Questa è una problematica che a mio avviso va studiata a tavolino. Io voglio dire, al di là del tecnicismo e al di là di alcune considerazioni di carattere giuridico che ritengo non interessano, d'altra parte se c'è qualcuno che poi vuole dei chiarimenti anche sotto questo profilo sono a vostra completa disposizione. Io voglio dire che c'è una causa pendente davanti alla Corte dei Conti, nella quale la Corte dei Conti, prendendo atto di alcune sentenze in ordine alla vertenza De Riso, contestava a tutti i sindaci, a cominciare dal signor Traversa, a finire l'ultimo sindaco Giovanni Puccio, contestava di non avere chiuso la vicenda De Riso e quindi avere evitato al comune di pagare questi ulteriori oneri. La procura della Corte dei Conti, guardate, è molto agguerrita, però nell'udienza che noi abbiamo celebrato, io difendevo alcuni dei sindaci, che abbiamo celebrato davanti alla Corte dei Conti calabrese, la Corte dei Conti calabrese ha riconosciuto che i sindaci del comune di Botricello hanno compiutamente svolto tutte le attività necessarie per arrivare alla chiusura della vicenda in questione. Si dà atto anche nelle sentenze De Riso che l'amministrazione comunale ha aperto trattative offrendo al marchese De Riso delle somme a chiusura della questione. C'è di fatto, e questo è quello che ha convinto la Corte dei Conti calabrese, e vi assicuro che è un tribunale estremamente duro, estremamente difficile, c'è di fatto che su questo processo noi abbiamo fatto cinque cause, primo grado, secondo grado e Cassazione. La Cassazione ha rimesso di nuovo davanti alla Corte d'Appello, la Corte d'Appello si è pronunciata, il De Riso di nuovo è andato in Cassazione. È sempre stato il Marchese De Riso a continuare il processo. Il Comune si è costituito in giudizio per difendersi, non ha mai fatto appello. Perché? Tra virgolette, la difesa dell'ente ha ottenuto, strada facendo, sempre dei risultati non accettati dal De Riso, il quale naturalmente aveva il diritto e la possibilità di espletare i mezzi di impugnazione. È sempre stato il De Riso quindi a promuovere i giudizi d'appello e i giudizi di Cassazione. Io non conosco, perché ripeto, mi è stato solo letto per telefono il dispositivo, ma un passaggio tecnico sull'ultima sentenza
della Corte d'Appello di Catanzaro lo voglio fare, lo voglio fare. Sostanzialmente, la Corte di Cassazione, abbiamo litigato molto, perché io ho parlato di espropriazione e è applicabile o non applicabile questo concetto all'avvertenza di rischio? Perché è applicabile o non applicabile? Perché nella realtà, credo sia stata l'amministrazione di Paolino Camastra, correggetemi se sbaglio, ad avere firmato un contratto con il Marchese De Riso, con il Marchese De Riso sin dal 1978-79 per fare questi benedetti PEP. Dava a titolo di acconto lire 54 milioni, riservandosi però di conguagliare questa somma di 54 milioni ai sensi della legislazione sulla espropriazione esistente al momento. Che cosa è successo? È successo che quella legislazione è stata dichiarata successivamente incostituzionale da parte della Corte Costituzionale e obiettivamente c'è stato un decennio di grande incertezza su quanto doveva essere pagato un metro quadrato di terra edificabile sul territorio italiano, perché c'era una vacatio legis e restava vigente la famosa legge del 1800, legge sull'espropriazione della rifondazione di Napoli. Quindi andiamo ai tempi dei Borboni, che cosa è successo? Storia Pino Puccio. Abbiamo aperto, io mi ricordo giovanissimo avvocato, abbiamo aperto la trattativa con il Marchese De Riso. Il Marchese De Riso a Pino Puccio chiedeva la bellezza di 5 miliardi. Io confesso che mi sono impressionato, perché in assenza di una perizia, in assenza di una normativa che mi qualificasse, mi quantificasse quanto il comune poteva e doveva pagare, sinceramente era un azzardo andare a dare 5 miliardi al marchese De Riso, era un forte azzardo. Questo naturalmente dopo che è stato notificato l'atto di citazione nel tentativo di chiudere la vicenda in bonario. Allora si è aspettata la prima sentenza, è arrivata la prima sentenza che ha, attraverso una CTU, un perito del tribunale, l'ingegnere Caristo, che ha stabilito che al Marchese De Riso andava data un'indennità pari a 500 milioni, 508, 509, diciamo 500 milioni, 508. Il sindaco dell'epoca era della, mi pare, Piero Traversa no, e dopo Pino Puccio Agostino Viscomi. Con Agostino Viscomi sentenza alle mani, abbiamo detto al Marchese De Riso: noi siamo pronti a riconoscere la cifra che il Tribunale di Catanzaro ha consacrato come, diciamo, pagabile da parte del Comune, senza incorrere noi in abusi, noi come ente comunale in abusi, e ritenendo la cifra equa. Il Marchese De Riso ha rigettato questa proposta. Ha rigettato questa proposta perché a suo avviso la sentenza era ingiusta ed era iniqua. Detto fra virgolette, non aveva tutti i torti. Nel senso che, in che senso? Nel senso che da un punto di vista tecnico, alcuni aspetti della sentenza, fossi stato io al posto dell'avvocato Mirigliani, probabilmente avrei fatto lo stesso ragionamento da avvocato di controparte. Ma sicuramente emerge un dato: c'era una sentenza, sulla base di quella sentenza nessuna magistratura penale o contabile avrebbe potuto dire a quell'amministrazione, a quel sindaco, dice: tu sei responsabile, hai abusato o hai sperperato i soldi pubblici, perché una sentenza esisteva. Quindi il Marchese fa appello, ci costituiamo nella fase dell'appello, esce la sentenza di appello, la cifra diventa 750 milioni
750 milioni, riconoscendo alcuni aspetti della sentenza di primo grado e non riconoscendone altri. Soprattutto ci stanno colleghi, quindi voglio fare anche un passaggio di carattere tecnico. Una delle controversie maggiori che ci siamo portati fino alla Cassazione era che loro sostenevano l'inadempimento del Comune per non avere pagato il famoso conguaglio del contratto fatto da Paolino Camastra e dal sindaco Traversa. Noi dicevamo: guarda che tu non hai accettato la nostra offerta, perché l'offerta che noi ti dobbiamo fare in questo momento, secondo quello che dice la convenzione e quindi nel rispetto delle leggi sulle espropri, è un'offerta inqualificabile e non determinabile. E abbiamo detto: non sussistono gli elementi del grave inadempimento contrattuale da parte dell'ente. Questo concetto portato da questa difesa dell'ente è stato ritenuto valido dal Tribunale di primo grado, è stato ritenuto valido dalla Corte d'Appello, la Cassazione, quindi la Cassazione poi rigetterà questo principio. Ma per dire, abbiamo la sentenza di secondo grado per 750 milioni circa col sindaco dell'epoca, mi pare in questo caso Giovanni Camastro, Giovanni Puccio, mi pare Giovanni Puccio. Tra fase commissariale e Giovanni Puccio convochiamo i Deriso al comune, vengono con il loro avvocato, facciamo una trattativa, non riusciamo a convincerli perché per loro la sentenza era sbagliata, perché c'era una riduzione, applicando il parametro della legge sull'espropriazione, c'era una riduzione secondo loro di un 40%. Noi abbiamo offerto la somma che era consacrata in sentenza e offrendo anche una possibilità collaborativa anche in ordine alla questione. I Deriso non hanno accettato la proposta dell'amministrazione Puccio Giovanni, in più riprese e anche con un pizzico, voglio dire, come dire, di scorrettezza professionale, perché autorizzai a scavalcare il sottoscritto e a scavalcare anche l'avvocato contrario. Dico: fate una trattativa, perché avevamo fatto la trattativa ufficiale nella sede del comune di Botticelli. E purtroppo non ci siamo messi d'accordo. Dico: prendete Deriso dal petto a livello individuale. E mi pare proprio Gregorio Russo fu delegato, se non vado errato, a intrattenere questo rapporto di trattativa. Purtroppo non è stato possibile spuntarla, perché io ritenevo chiudere la vicenda in quei termini fosse stato un affare. Volevo solamente dire, se chiudiamo questo ragionamento, che abbiamo capito l'iter e la cosa, io volevo far partecipare i cittadini, perché sicuramente hanno qualcosa da chiedere alla cosa, e anche i sindaci, se loro vogliono intervenire a dare qualche appunto, diamogli la possibilità anche di parlare. E comunque sostanzialmente sì, allora io probabilmente avendo la storia tutta in testa, voglio dire che questo, in estremissima sintesi, la storia di ogni sentenza ha visto protagonista ogni sindaco, perché anche con i sindaci successivi, quindi con Michelangelo Giurleo, ma anche con il sindaco attuale, noi ci siamo recati a Catanzaro con il sindaco attuale, il quale ha ereditato questa vicenda, ha ereditato questa vertenza, in pendenza dell'ultimo ricorso in Cassazione, quindi ancora non si era nemmeno discusso. Siamo andati con il sindaco dottore Giovanni Camastra e l'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici, dottore Agostino Viscomi, nello studio dell'avvocato Mirigliani a Catanzaro, per proporre allo stesso la chiusura della vicenda, mettendoci a tavolino per ragionare
sulla scorta naturalmente dell'ultima sentenza, ed eventualmente se avesse delle richieste da fare al Comune, la piena disponibilità del Comune a chiudere la vicenda. Purtroppo non è stato possibile, non è stato possibile. Si è discussa la causa, i termini precisi degli aspetti tecnici nel ricorso in Cassazione che sono stati accolti o sono stati rigettati non li conosco nemmeno io, non li conosce ancora nemmeno l'avvocato avversario. C'è di fatto però che 30 anni di causa hanno provocato interessi e rivalutazione della somma sproporzionati. Da qui nasce questa somma sproporzionata. Io resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie avvocato, e quindi passo, andiamo in ordine praticamente di funzione, quindi passo la parola al professore Pino Puccio che qualcosa vuole precisare. Certo, è importante che ognuno di noi, i ex sindaci o emeriti, come si usa adesso la parola, possa dire qualcosa in modo da dare però la possibilità ai cittadini, perché questo è un problema molto sentito. E io inizierei subito non mantenendo l'impegno che ho dato all'amministrazione, quello che gli avevo detto all'amministrazione che mi sarei attenuto all'ordine del giorno. Però, un po' provocato dall'avvocato qui presente, un po' per una lettera letta sull'eco del crocchio, alcune precisazioni io le devo fare. Cominciando con l'avvocato, siccome parla che questa vicenda parte dal 78-79 in poi, parla di esproprio alla durata dei 5 anni, quindi doveva essere completato entro i 5 anni. Qual era l'amministrazione in quel periodo? Era un'amministrazione... No, sta dicendo una cosa inesatta. Allora, il discorso degli espropri non riguarda questa vicenda, se no rischiamo di dire una cosa inesatta. Questa questione non è soggetta all'esproprio procedura, quindi occupazione, perché c'era un accordo bonario, era solo l'aspetto patrimoniale legato a questo. Te lo dico, no? E ti sto dicendo questo, inizia, ma tu devi fare finire pure, perché queste sono cose delicate, quindi vanno affrontate. Così come infatti stavo arrivando a questo, inizia nel 78, dall'80 in poi però inizia la discussione per il componimento bonario, per la cessione bonaria, che viene concordato nell'82 dando un acconto fatto salvo il saldo. Ora, siccome si legge nel blog che c'erano 140 milioni stanziati per il saldo, in realtà c'è il 2082 e parte dell'83 che poteva essere saldato, perché la legge viene dichiarata incostituzionale nel giugno, non ricordo il mese, dell'83, perché è da allora in poi che c'è il caos, ma sino all'83 vigeva la legge dell'esproprio per quanto riguarda gli interventi sul PEM. E questo è importante precisarlo, perché se no non si capisce i passaggi, è come se il problema partisse dall'85, no, il problema parte dall'80, l'85 invece si trova la bomba, l'amministrazione nuova che arriva si trova una bomba lì, perché non può intervenire assolutamente, in quanto tu sai benissimo, proprio come avvocato, il delitto inizia l'azione giudiziaria nei nostri confronti, citandoci in tribunale per il novembre del 95. In quel caso lì, in base all'articolo 1453 del codice civile, avvocato, quindi voi lo sapete meglio, l'amministrazione non poteva più intervenire in quanto non era definito, salvo che per un componimento bonario. Allora, che cosa ha fatto l'amministrazione comunale, che era l'amministrazione Puccio? Convoca in consiglio e fa una bella delibera, in cui all'avvocato presente, che è l'avvocato Sciumbata, gli dà l'incarico, ed è un incarico ben preciso, quello di difendere il comune di Porticello, e in più, prima di andare in tribunale, perché è a novembre, nell'amore di questo periodo, di andare a transigere, conciliare, rinunciare, accettare rinunce e quant'altro è possibile se si può raggiungere un accordo con il Deriso. Fatto questo, il Deriso rifiuta
lo accennava bene Gino, io non entro nei particolari, ma rifiuta questo tipo di accordo perché ha detto: professore, noi ci vediamo in tribunale. Questa è stata la risposta che mi ha dato allora, per non dire altre cose, ci vediamo in tribunale, ed era finita lì. Se non che quindi non si può quantificare il saldo, perché dichiarato incostituzionale la legge, non c'era, vigeva la legge del 1865, la legge Napoli, quella che diceva l'avvocato. Con questa legge si doveva definire gli espropri, che li potevano definire solo i tribunali, quindi le sentenze dei tribunali. Nel il decreto dell'88 che va al 90, di cui parlava pure il sindaco Ciurleo, l'amministrazione Puccio non la può applicare perché non è quantificata il saldo, quindi non può chiedere niente alla Cassa Depositi e Prestiti, perché non viene quantificato il saldo, perché in base all'articolo 1453 io non posso intervenire se non c'è una sentenza. Quindi se non c'è una sentenza l'amministrazione Puccio non può fare assolutamente niente. E allora, mentre il legislatore, che si accorge che c'è una vacatio, fa la legge del 1992, allora io non ero più sindaco, quindi non posso più intervenire. Dico questo perché? Perché oggi sull'eco del coppio c'è stato un po' una giustificazione, diciamo, che io alcune cose le condivido di quello che ha detto Paolino Camastra, ma altre no, perché lui sa bene, per esempio, che il decreto del 3/11/1988 l'amministrazione Puccio non poteva applicarlo. Sa bene che l'esproprio, e lo dice lui stesso, la legge sull'esproprio viene ad essere chiarita nel 1992, e che in essenza di questa definizione, va bene, solo una transazione si può fare, la risoluzione con il comune non può avvenire, perché nel momento in cui cita il comune in tribunale, in base a questo articolo che recita: dalla data della domanda di risoluzione, linea d'ambiente, che in questo caso doveva essere il comune, non può più adempiere la propria obbligazione. Quindi significa che non può assolutamente soddisfare se non c'è una sentenza. Quindi che poteva fare? Ora, siccome Paolino dice certe cose e dà pure la sua disponibilità, io secondo me sono fortemente disponibile e felicissimo che si parla non solo di questo, perché stasera penso di poter parlare, ma che si parla proprio della 167, di quello che l'amministrazione socialista ha fatto e di quello che non ha fatto, di quello che l'amministrazione comunista ha fatto e di quello che ha trovato. E sarebbe molto bello fare un confronto pubblico, va bene, come c'è sempre stato tra me e lui, civile, come è sempre stato, sereno, che l'abbiamo sempre discusso, e da anni, ormai sono da 40 anni che non ci confrontiamo, in un modo sereno, ma pubblico però, in modo che ognuno di noi dice le sue, diciamo come, che cosa doveva significare e che cosa doveva rappresentare la 167, quali sono state le lacune per quanto mi riguarda, quali sono stati i suoi pregi per quanto mi riguarda. È una cosa normale, in modo che poi i cittadini possono discutere. Detto questo, però, andiamo a parlare delle cose nostre, perché, e vi chiedo scusa, ma andiamo adesso a parlare delle nostre cose, perché la Gino cennava addirittura, tutti i sindaci da Traversa, Puccio, Ciurleo, Visconti e Pucci vengono assolti, va bene o no? Perché? Per un motivo molto semplice, e io leggo proprio le motivazioni di cui parla proprio la Corte dei Conti, in cui dice: i sindaci non potevano intervenire, cioè esclude l'elemento della colpa grave, tra l'altro, perché gli amministratori non hanno mai impugnato le sentenze prodotte dal Deriso, se non per difendere l'interesse del comune, e quindi non c'è colpa grave. Addirittura va oltre la Corte dei Conti nel momento in cui dice: siccome c'era carenza
di una legge, i tribunali non si mettevano d'accordo fra di loro, i vari giudici, uno l'interpretava in un modo, un altro l'interpretava in un altro la legge, per cui questi espropri non venivano mai definiti sin dal 1992. Quindi per quanto riguarda quello dell'88 c'era questo articolo in cui io non potevo intervenire. Per la vicenda perché riguarda che poi si richiama la legge del 1995 e il sindaco del tempo naturalmente dirà la sua, porterà le sue motivazioni per quanto riguarda questa cosa qua. Ma è importante praticamente proprio individuare queste cose qua dove... Dice addirittura che il Deriso impugna le sentenze perché vuole sempre più soldi. E la cosa è molto semplice, perché Gino lo accennava ma non l'ha detto completa. I ricorsi che faceva il Marchese Deriso consisteva in due parti, una parte principale e una parte subordinata. La parte principale era quella che voleva la risoluzione del contratto della gestione volontaria per inadempienza del comune. Se fosse accettata questa, che cosa succedeva? Questo dobbiamo anche dirlo alla gente. Siccome chi abita nella 160 significa che i terreni tornavano di proprietà del Deriso, poiché chi abita nella 167 non è proprietario del terreno, ma è usufrutto della superficie. Questo significava che il Deriso veniva, andava dai cittadini a dire: volete starci, mi dovete pagare, o vi comprate la terra a prezzo di mercato e significa 60-70 euro al metro quadro, oppure mi dovete pagare l'affitto del terreno. Questo il tribunale, nessun tribunale l'ha accettato, mentre quello ha accettato giustamente gli oneri di esproprio e gli interessi che sono maturati negli anni. Questo dico perché? Perché in realtà la Corte dei Conti riconosce che tutti i sindaci hanno operato bene e nell'interesse dell'ente, lo dice chiaro la Corte dei Conti, non c'è né colpa grave né negligenza ammesso su queste cose qua, prendendole singolarmente i sindaci, da Pietro Traversa a Pino Puccio, ad Agostino Viscome, a Michelangelo Giullea, a Giovanni Puccio, singolarmente dice queste hanno operato bene. Allora l'intoppo dov'è? O si doveva risolvere a monte, chiaro, o si doveva risolvere a monte queste cose che non c'è stata in quel periodo, prima che venisse dichiarata illegittima, incostituzionale la legge, oppure bisognava ricorrere per forza, perché non si poteva, a meno che non si andava a una transazione che la Corte dei Conti dice il Deriso l'ha sempre rifiutata. Perché? Perché chiedeva soldi in più, voleva soldi, e quindi non potevano fare queste, i sindaci erano costretti a non farla, non potendo fare la transazione erano costretti ad andare in tribunale a difendersi. Detto questo però, ma torniamo alle cose serie. La cosa seria è questo debito di cui parlava, questo diciamo a parte, perché era importante dire queste cose, io ritengo che anche gli altri che interverranno dovranno dirle queste cose, il comportamento corretto di tutti i sindaci per quanto riguarda questa vicenda, i sindaci perlomeno investiti dalla Corte dei Conti, tutti i sindaci investiti dalla Corte dei Conti. Per quanto riguarda invece il problema del debito, io sono assolutamente contrario perché si dichiara il dissesto del comune. Qua c'è un'amministrazione che ha intelligenze, capacità, fantasia, deve trovare, cerca aiuto adesso, perché con questa assemblea vuole dire dateci dei consigli, è come se qui noi avessimo un moribondo in cui chiedono gli specialisti. Alcuni specialisti diciamo, intendiamo così, di esperienza amministrativi, ex sindaci, hanno sentito la necessità di venire e di confrontarci e di fare la prova. Altri hanno preferito non venirci. Vabbè, ognuno di noi sappiamo che gli assenti non fanno mai storia, per cui non è molto importante su questa cosa qua. Allora, voglio fare io un'idea, una proposta. Io, secondo me, si può fare una alienazione di alcuni beni. Incominciamo. Noi abbiamo due grossi villaggi, ci sono delle proprietà che queste hanno ceduto.
incomincia il comune a mettere le mani sugli immobili che toccano il comune per quanto riguarda i condomini, sia del villaggio Turchese e del villaggio Carioca, che una stima approssimativa secondo me dovrebbe andare intorno dai 600 a 700 mila euro, diciamo tutti i beni. In più ci sono altri beni immobili che non sono stati impegnati per altre vicende, se sono liberi bisognerebbe alienare anche questi. La cosa importante invece, e qui è, secondo me io richiamo l'intelligenza e la capacità di questa amministrazione, che ce l'hanno ma devono avere pure, devono essere convinte della buona volontà. Voi sapete che o bene o male si fa l'unione dei comuni, quindi comunque ci sarà un'unione dei comuni, perché è per legge nazionale, quindi si può rimandare, adesso ci sono solo per alcuni servizi, è previsto per alcuni servizi, non so, tipo spazzatura, acqua, gestione dell'acqua, ma poi si andrà certamente a un'unione dei comuni, quindi alla gestione di tutto. E allora un'amministrazione che è intelligente e che ha capacità deve prevedere queste cose, si faccia carico e si fa promotore di fare un piano intercomunale, un piano strutturale intercomunale, partendo, guardate, da una considerazione molto semplice, perché adesso la necessità è quella di costruire praticamente sulle zone prospicienti il mare, quindi sulle coste, diciamo. E allora con una cosa di questo tipo che cosa avverrà? Che alcuni paesi, diciamo a Monte di Botticello, sentono la necessità di aggregarsi per forza per Botticello, perché avranno questa necessità di costruire. Se hanno la necessità di costruire, significa praticamente che ci deve essere un piano di urbanizzazione, quindi ci deve essere un'area in cui bisogna edificare. E fra tante sfortune che ha Botticello c'è però anche quella di essere attorniate da tre grossi proprietari: il De Riso, il barone De Grazia, i Traversa. E se con l'unione dei comuni si aumenta, diciamo, la proprietà terriera, aumenta anche il problema del volume edificabile. Questo volume edificabile non è che si fa a scapito degli altri comuni, sono gli altri comuni che chiedono di venire a costruire qui. Perché? Perché hanno la necessità del mare. E allora se si precede questo, nel momento in cui al De Riso, al De Grazia, ai Traversi, gli si dà la possibilità di trasformare un terreno da agricolo in zona edificabile, c'è un plus valore, quindi un aumento di valore del terreno. Vabbè, è giusto che nel momento in cui c'è un aumento di questo, è giusto che loro pagano questo aumento e rendono giustamente al comune il dovuto sempre secondo legale, e fatta alla luce del sole queste cose qua, sempre in pubblico, in piazza, e deve assumersi la responsabilità per evitare altri tipi di cose. Fatto questo, secondo me si può arrivare quindi a arrivare a trovare un tipo di soluzione. Io la vedo in questo modo, questo tipo di problematica, cioè i villaggi, alcuni immobili che sono rimasti, e in più questo tipo sforzare, anticipare i tempi, perché l'abilità di un'amministrazione è avere anche fantasia e trasformare questa fantasia in sogno, e il sogno deve diventare realtà. Se noi riusciamo a fare questo, che i nostri sogni diventano realtà, i mali non vengono tutti per noi, cioè ci danno la possibilità non solo di crescere, ma di fare ritornare Botticello punto di riferimento, come lo è stato negli anni passati, molti anni, quindi un polo di attrazione, perché deve essere così Botticello, non può rimanere isolato, deve per forza aggregarsi con questi comuni che stanno a monte, e solo così noi riusciamo a risolvere i problemi. Grazie, volevo sentire se c'era qualcuno che voleva intervenire dal pubblico, in modo da dare la possibilità un po' alla volta di replicare. Io vorrei sapere se ti avvicini un attimo. Aspetta, sì. Adesso abbiamo sentito tutta la cronostoria della situazione. L'unica cosa che vorrei chiedere a te, Giovanni, ma adesso hai qualche idea, qualche cosa da poter esporre alla gente, come uscirne fuori, oltre a quello che magari ha parlato Pino Puccio, quello che dirà Ciurleo, quell'altro, cioè hai qualcosa? Puoi dirci qualche cosa, se chiedere dissesto, non chiederlo, cosa fare?
Cioè, un'idea tua, ce l'hai? Intanto ti ringrazio dell'intervento. Comunque dichiarare il dissesto di un comune non è la cosa più bella, quindi allora vediamo anche i suggerimenti che danno gli altri sindaci, dopodiché facciamo un riepilogo della situazione. Quindi a questo punto do la parola al dottor Cirleo per... Io voglio chiarire alcuni passaggi, perché mi sembra giusto chiarirli, e per illustrare quello che, diciamo, la mia amministrazione ha fatto negli anni in cui io sono stato sindaco e negli anni in cui il dottore Camastri era il mio vice sindaco, perché non dobbiamo dimenticare che il dottore Camastri è stato vice sindaco con me, prima capogruppo, no, 4 anni e poi 4 anni vice sindaco. Le amministrazioni che sono succedute a Botticello sono state dal 64 all'85 Camastra, cioè diciamole queste date, perché dicendo queste date poi politicamente ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Dall'85 al 91 Pino Puccio, dal 91 al 95 il dottore Viscomi, dal 95 al 2003, come dicevo prima, io sindaco con Giovanni Camastra vice sindaco, successivamente Giovanni Puccio e poi adesso il dottore Camastra. Innanzitutto preliminarmente va chiarito un fatto, perché è giusto, diciamo, dire le cose e chiamarle con nome e cognome. Il milione di euro che è stato pagato a Ideriso in ossequio alla prima sentenza è merito dell'amico Giagià, perché ha venduto i capannoni che io avevo realizzato e ha contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti da 10 anni, mi pare, giusto se non vado errato, per poter pagare. Ha contratto un mutuo lui a 10 anni e ha pagato Ideriso con la vendita dei capannoni che io avevo realizzato e con il mutuo che lui ha fatto per pagare Ideriso. Quindi il merito, se è stato chiuso un milione di euro, va al sindaco Puccio, che ha creato l'iter e a chi ha realizzato i capannoni che sono stati poi venduti. I capannoni li ho realizzati io con un contributo della Regione Calabria. Quindi, chiarito preliminarmente questo per dire le cose, diciamo, come stanno, no? Perché, dottore Camastra, non mi devi interrompere, però alla fine, dottore Camastra, alla fine poi mi parli e dici quello che vuoi, non mi devi interrompere, però altrimenti la gente non capisce. Io la verità dei fatti è questa. Tu non ti puoi prendere meriti che non hai. I meriti, tu hai detto prima, io, Giovanni Camastra, ha chiuso la vicenda l'ha chiusa Già Puccio, che ha fatto un mutuo e ha venduto i capannoni che io avevo realizzato. Quel del sindaco era in quel momento, ero io. Vabbè, come vuoi tu, ci sono gli atti comunque, ci sono gli atti che parlano, stai tranquillo, eccetera. Per chiarire poi un altro discorso, giustamente, come diceva Pino, e io sono d'accordo, cioè io ho ereditato questa vicenda, ma questa vicenda l'abbiamo ereditata tutti, nessuno di noi è responsabile di questa vicenda, l'abbiamo trovata, ognuno di noi ha cercato di affrontarla con i mezzi e con le situazioni che riteneva di affrontare. Per quanto mi concerne e per quanto è giusto dire ai cittadini, il sottoscritto ha cercato, con l'ausilio dell'avvocato Sciumbata e con l'ausilio dell'avvocato Viscomi anche, che è stato presente alle cause, che era l'avvocato all'epoca che, diciamo, un pochino supportava l'amministrazione, ha cercato di chiudere sempre e comunque la vicenda del riso. Tanto che agli atti del comune, e ogni cittadino può andare a prenderlo, perché io vi do dei numeri sui quali voi potete andare al comune e chiedere gli atti deliberativi, prima con delibera numero 82 del 21-11-96, attenzione, noi ci siamo insediati il 1995, quindi con delibera 82 del 21-11-96 l'amministrazione da me guidata cercava di transigere e di chiudere l'atto con una delibera di consiglio comunale con il marchese Deriso. Con una successiva delibera, numero 83, sempre del 21-11-96, si è riconosciuto i debiti fuori bilancio. Con la numero 84 addirittura io invitavo e comunicavo alla Corte dei Conti tutta la cronistoria, sempre del 21-11-96,
dei fatti per valutare la Corte dei Conti se ci fossero eventuali responsabilità, perché era giusto ogni volta che si approvava un debito fuori bilancio dell'epoca di inviare le carte alla Corte dei Conti. Il Marchese De Riso non volle addivenire a quanto gli avevamo offerto, 2 miliardi e 800 milioni all'epoca, perché pretendeva 5 miliardi di lire. La valutazione di 2 miliardi e 800 milioni noi la fecimo in base alla valutazione che il CTU del Tribunale aveva fatto e in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico dell'epoca guidato dal geometra Giovanni Condito. Questi atti sono allegati agli atti deliberativi. Questa situazione del rifiuto del Marchese De Riso viene stabilito anche dalla sentenza della Corte dei Conti, quando la Corte dei Conti assolve tutti i sindaci dicendo, come giustamente diceva il professore Puccio prima, che nessun sindaco ha responsabilità perché è stato sempre il De Riso a non voler accettare mai le offerte che il Comune gli faceva. Addirittura la Corte dei Conti, in un passaggio che mi riguarda, nella pagina 13 della sentenza, che ognuno di voi può scaricare, dice: peraltro, a fronte di un atteggiamento indubbio del Comune di Botricello di risolvere bonariamente la controversia, si sia sempre opposta una contraria volontà di De Riso, emerge altresì la circostanza che nel 1996, durante la carica del sindaco Ciurleo, furono adottate ben due delibere allegate al fascicolo di parte del convenuto Ciurleo, la numero 82, con la quale il Consiglio Comunale ratificava lo schema di transazione di propedeutici pareri tecnici forniti in ordine al contenuto dell'accordo transattivo trovato con i De Riso, accordo poi non firmato dai proprietari degli immobili ceduti, e la numero 84, con la quale si trasmettevano gli atti alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuale danno erariale. Dice giustamente la Corte dei Conti: il Comune di Botricello non ha mai impugnato alcuna delle sentenze, quindi nessun sindaco ha fatto causa ai De Riso, e questo è il problema importante. Non l'ha fatto Puccio, non l'ho fatta Viscomi, non l'ho fatto io, non l'ha fatta Giaggià. Quanto piuttosto si è limitato giustamente a non restare contumace in giudizio, cercando sempre di circoscrivere il più possibile i danni derivanti dalle pretese dei proprietari. Questa è la sentenza della Corte dei Conti, la numero 511 del 2011, che ognuno di voi può andare sul sito della Corte dei Conti, scaricare e leggersi. Questo per dire che, giustamente, come diceva il professore Puccio, nessuna responsabilità può essere ascritta alla negligenza o all'imperizia o all'imprudenza dei sindaci nel difendere. E così come diceva prima Gino Sciumbata, io sono d'accordo a cercare di mantenere tranquilla la situazione, perché è giusto che sia così, è inutile cercare di scaricare responsabilità uno sull'altro. Però alcune cose vanno dette, perché se no altrimenti poi si rischia di continuare a fare confusione. E quello che va detto, quando il professore Puccio dice: io sono contrario al dissesto, certo, il dissesto è una cosa drammatica per un comune, è una cosa drammatica perché devono essere mandati a casa tutti gli impiegati che sono a contratto, quando si aumentano le tasse al massimo, quindi è una cosa drammatica. E però di fatto non dobbiamo nasconderci dietro il dito, professor. Dobbiamo dire le cose come stanno, perché i cittadini devono saperlo. Il comune di Botricello è già in dissesto indipendentemente da questa sentenza. E vi dico perché. Perché il Comune di Botricello ha esattamente alla data odierna, no, stiamo parlando, dobbiamo finire, dottore Camastra, dobbiamo finire. Il tema è questo, il tema è il dissesto e stiamo dicendo il tema. Allora, l'avvertenza di Riso, allora abbiamo esattamente 2 miliardi 559 milioni 773 lire che l'amministrazione comunale, con la determina numero 303 del 21/5/2013, ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di poter pagare i debiti che ci sono, e con un mutuo trentennale. Cosa sono questi debiti? Poi rispondi. Dottore Camastra, lei mi deve fare parlare, poi dopo agisce e parla, lei mi ha invitato, io sto parlando del dissesto e di quello, di come evitare la situazione, lei mi deve fare parlare, poi dopo parla e dice quello che vuole. 1.066.000 euro di debito Sorical non pagato, 950.000 euro di debiti al commissario delegato non pagati.
pagati, debiti non pagati e incassati, Abbiamo inoltre centinaia di migliaia di euro di debiti alla Telecom non pagati, 1 milione di debiti alla Sorical non pagati, 600.000 al commissario delegato non pagati, oltre a numerose centinaia di migliaia, io sto informando i cittadini, centinaia di migliaia di euro di fatture giacenti presso il comune e non pagati, Dopodiché questi discorsi lo so che non vi piacciono, perché portare e dire la verità non vi piacciono. Allora, concludo e poi parlo all'altro sindaco. Intanto concludo e poi lei mi toglie la parola. Dopodiché, sono d'accordo con il professore Puccio, no? Nel senso che il dissesto non va fatto eccetera, però ci sono queste cose che dobbiamo dirle, se no sembra che la vertenza del riso sia stata quella che ha scombussolato il comune. Il comune non ha pagato gli stipendi dei dipendenti per 2 mesi, il mese di marzo e aprile, perché non aveva liquidità di cassa. Ha dovuto fare un prestito di 1 milione di euro, alla cabaina. Comunque la parola, gli prendo la parola, perché c'è l'altro sindaco che deve parlare. Lei è un maleducato, lei è un maleducato. Sei un buffone, stai lì e spiega perché non l'hai chiusa tu la vicenda. Buffone! Se mi date la possibilità, buffone! Voglio ancora dire qualcosa, Giovanni. Io credo che non è stata pagata, perché non lo dici, vieni a dirlo. Dobbiamo continuare, possiamo riprendere la discussione? Con un buffone che... O dobbiamo chiuderla? Giovanni. Sto buffone che insulta. Spiega che la legge 35 è una legge di prestito, non il dissesto. Buffone. Posso parlare io un attimo? Buffone. Buffone. Io credo che abbia fatto bene l'amministrazione comunale a fare questo dibattito. Credo che, come dire, il senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere. Perché ti sei alzato e te ne sei andato quando dovete pagare di riso? Perché ti sei alzato? Dillo! Giovanni! Dite la verità, per favore! Dite la verità! Dite la verità! La legge 35 non è una legge di dissesto! Dite la verità! Non lo sa questo che... Vogliamo continuare così? Ma non mi pare che stiamo dando un bel spettacolo. La dobbiamo finire, cioè a una provocazione non si risponde con un'altra provocazione, altrimenti chiudiamo il dibattito, perché, come dire, sta venendo meno quello che era l'obiettivo dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale aveva avuto una buona intuizione, perché credo sia un problema che non riguarda solo l'amministrazione, perché quando si tratta di discutere di questioni che hanno queste proporzioni, io credo che noi dobbiamo stare dentro il ragionamento rispetto al quale ognuno di noi deve cercare di contribuire a vedere come risolviamo i problemi. L'obiettivo dell'amministrazione era quello di aprire una discussione per poter addivenire anche una soluzione. Mi pare che dalla discussione siano emerse delle volontà, a partire, diciamo, dalla relazione esaustiva fatta dall'avvocato, ma anche gli interventi che ci sono stati dopo, da parte di Pino, da parte dello stesso Ciurleo, mi pare, come dire, che l'idea era quella di vedere insieme quali sono le condizioni migliori. Certamente
le idee non possono essere messe qui in discussione, qui si lavora sui principi. Il dissesto finanziario mi pare che non lo vuole nessuno, perché il dissesto finanziario significa la paralisi amministrativa di un'amministrazione. Per cui, come dire, chiusa questa vicenda, io credo che noi dobbiamo ripartire da qui. E ognuno di noi, chi è stato sindaco, chi è sindaco, chi lo vuole diventare, poi, come dire, la campagna elettorale fra qualche giorno si apre, ognuno tirerà fuori le proprie posizioni e farà la propria battaglia politica. Detto questo, voglio entrare nel merito della cosa, perché mi pare, come dire, che Gino abbia tratteggiato in modo, come dire, eccezionale e in modo, come dire, esaustivo tutti i passaggi procedurali. Ma anche qui, cioè, il problema non è procedurale, cioè il problema procedurale è importante, ma diventa importante anche la volontà politica. Con la volontà politica spesso si deve tradurre in atti politici. Allora, mi pare che sia emerso chiaramente che tutti i sindaci, poi al di là, diciamo, di chi ha iniziato la procedura, di chi non l'ha iniziata, perché poi c'è, cioè, il rischio qual è? Che le cose vanno contestualizzate, non si può ragionare con la normativa di oggi rispetto alla normativa di 30 anni fa e rispetto anche, diciamo, alle situazioni amministrative che riguardavano i comuni 40 anni fa. È normale che tante cose sono cambiate, che anche, diciamo, sia gli amministratori che gli apparati amministrativi, ma anche, diciamo, chi deve dare i suggerimenti, perché poi i sindaci non è che possono essere quelli che sanno tutto di tutto. I sindaci hanno una responsabilità politica e utilizzano poi le consulenze e, come dire, i tecnici che devono risolvere poi i problemi politici. Dico questo perché la nostra amministrazione ha cercato, come dire, fin dall'inizio di affrontare la questione dei contenziosi cercando di evitare i processi. Diciamo, i contenziosi in questo comune, qualcuno lo dimentica, ma partivano dalle buche, è chiaro il ragionamento, partivano dalle buche. L'amministrazione nostra ha sempre cercato di trovare la soluzione bonaria, la cosiddetta transazione, per evitare, come dire, che una volta finiti in tribunale, è normale, come dire, che ci sono processi, procedimenti rispetto ai quali, se non c'è l'accordo bonario, e mi pare che sia emerso chiaro dalla discussione, che, come dire, da parte, diciamo, della ditta, in questo caso dell'azienda contraente, cioè non c'è stata mai la volontà di chiudere le vicende. Non c'è stata, nel momento in cui noi abbiamo riconosciuto, Gino dimenticava nella sua, siamo stati noi a riconoscere il debito, siamo stati noi ad attivare le procedure sia del mutuo sia della vendita dei beni per evitare il dissesto, perché 1.200.000 euro, è normale che a un'amministrazione i mutui si possono fare per fare tante altre cose. Anche qui c'è stata una scelta politica, noi abbiamo preferito non fare le opere pubbliche ma pagare un debito che rischiava, come dire, di diventare sempre più grosso e quindi, come dire, di portare il comune al dissesto. Sono scelte, fammi finire, sono scelte politiche, quindi riguardano la responsabilità politica di chi in quel momento ha la responsabilità di governare le comunità. Detto questo, è evidente, come dire, che noi dobbiamo dare una prospettiva alla discussione, dobbiamo cogliere il senso con il quale l'amministrazione comunale ha voluto fare questo dibattito. Cioè, non è una soluzione facile, perché, come dire, c'è una sentenza e rispetto alla sentenza io credo, come dire, che ci sia qualche, poi ci sono gli atti di pignoramento, quindi se non si risponde in termini, no, in termini di pagamenti, ci sono gli atti di pignoramento e ognuno di voi sa che cos'è un atto di pignoramento. C'è anche il ragionamento che si faceva prima dell'unione dei comuni, del piano intercomunale, sono cose che noi avevamo già avviato. Il punto vero qual è? Che anche alcune cose che abbiamo tentate, e l'avvocato l'ha detto in modo intelligente e anche velato, c'è stato, come dire, anche qui un atteggiamento di chiusura. Addirittura noi abbiamo, come dire, abbiamo evitato di pagare anche in termini personali
no? Alcune cose che poi sono state utilizzate in modo improprio anche rispetto in altri procedimenti. Allora di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Noi abbiamo rischiato anche sul piano personale l'amministrazione che io ho rappresentato. E l'amministrazione che io ho rappresentato, tutti, dal primo fino all'ultimo, giunte e consiglieri, hanno sempre spinto per andare a un accordo binario, utilizzando sia i rapporti interpersonali, sia i rapporti, diciamo, ufficiali. Quindi, cioè, la volontà c'è stata. Il punto è come oggi noi mettiamo insieme, allora c'è, io ritengo che i sindaci, che ci sono stati, ma come dire, i sindaci secondo me possono fare poco, bisogna utilizzare tutte le forze che abbiamo, le competenze che abbiamo, per cercare, come dire, trovare un tavolo di ragionamento, soprattutto con chi oggi è responsabile legale della famiglia De Riso, per addivenire, diciamo, a un componimento bonario, perché altrimenti io credo, come dire, che si rischia, come dire, di andare al dissesto, perché noi non possiamo dire che questo non è, cioè il rischio c'è, è reale, perché, come dire, noi rischiamo, e abbiamo sempre detto pubblicamente questo, perché questa, cioè le amministrazioni, cioè il punto vero è che il rischio che abbiamo sempre corso è quello dei debiti strutturali, e questo di De Riso, insieme a quello che è stato nominato prima, sono debiti strutturali, non sono debiti correnti, chiamiamolo così, tra virgolette. Quindi io credo che l'iniziativa ha senso se noi diamo continuità in questa direzione. Per quanto ci riguarda, noi siamo disponibili verso l'amministrazione a utilizzare tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, proprio perché bisogna trovare un tavolo rispetto al quale, con la parte avversa, diciamo con la parte che in questo momento è rappresentata dalla rappresentante legale, si possono trovare condizioni, a partire anche dai suggerimenti che sono venuti sia da Pino che da Ciurleo, per vedere insieme cosa si può fare. Io credo che dobbiamo anche qui, lo dico fuori discussione, cioè Botricello non può stare più così, cioè è inconcepibile che questo paese da un periodo di tempo non può essere più governato, cioè è un problema che ci dobbiamo porre tutti, è un problema come ripristiniamo le regole della democrazia, è un problema, come dire, che come noi recuperiamo una capacità di essere comunità, non lo siamo più. Poi, come dire, ognuno si può candidare, si può fare, ma se continuiamo ad avere, diciamo, questo rapporto tra forze di maggioranza e forze di opposizione, per le quali, come dire, non si trovano mai momenti di discussione e momenti, come dire, che vedono come priorità gli interessi della comunità, io credo, come dire, che ognuno si può candidare a sindaco, ognuno può pensare di fare il sindaco, ma in queste condizioni il rischio vero è che i cittadini saranno sempre penalizzati. Allora io chiedo a gran voce che ci sia una reazione forte dei cittadini, a incominciare a dire che bisogna chiudere definitivamente una fase che ha riguardato questa comunità. La dobbiamo chiudere, lo dico io per primo che sono stato uno dei protagonisti. Bisogna chiuderla definitivamente, bisogna aprire un capitolo nuovo dove le regole della democrazia siano la priorità e il confronto democratico tra maggioranza e opposizione possa essere il confronto che dia forza e rinascita a un paese che all'esterno, io credo, come dire, che non godiamo, e non per responsabilità di questa amministrazione, lo voglio dire, perché è una responsabilità che riguarda un po' tutti, quindi negli ultimi anni io credo che dobbiamo fare una riflessione approfondita, ripartire da qui, ricreare quel clima di serenità che diventa fondamentale e ricostruire le fondamenta della democrazia. La sfida politica è questa, riusciamo a farlo? Dipende da ognuno di noi. Grazie Giovanni, perché la tua saggezza veramente ha dato degli insegnamenti a questo paese. Purtroppo c'è chi vuole sfruttare le occasioni pubbliche per cercare di creare disturbo innanzitutto, e
l'educazione verso chi ascolta dovrebbe essere sempre più tenuta presente. Io voglio dire che da quello che non sono minimamente in sintonia con quello che ha detto il dottore Ciroleo, perché ha detto un sacco di bugie, solo bugie per quanto riguarda il bilancio, sia per quanto riguarda gli stipendi dei dipendenti. Io poi voglio, se c'è qualcuno, qualche dipendente, che venga qui pubblicamente a smentire quello che ha detto, perché non c'è stato nessun mese in cui i dipendenti non sono pagati. Lui ha raccontato solamente delle bugie, perché è un modo suo di dire queste cose. Giornalmente va dicendo delle fandonie per in giro per la strada, e quindi anche le sue denunce. Ci troviamo in questa situazione qui a Potricello, i cittadini lo devono sapere, ci troviamo in questa situazione, questa amministrazione si trova in questo problema, a risolvere problemi tutti i giorni, non legati alla normale amministrazione, ma bensì a stare dietro alle denunce e alle fantasie che si inventa il dottor Ciroleo e qualche suo amico che gli sta a fianco, e che comunque io lo invito pubblicamente, perché qui in questa cittadina ci conosciamo tutti, sappiamo chi siamo, ma sicuramente conoscono sia gli attuali amministratori, conoscono il dottore Ciroleo, conoscono gli amministratori che sono succeduti in questa città. Certamente lui, secondo me, in questa occasione si può ripresentare a fare il sindaco. Se mi viene a cercare il voto, ci penserò pure a cercare di poterlo votare. Io, quando sono stato vice sindaco suo, e lui pubblicamente lo vuole sempre rimarcare, in molte cose lui lo sa pubblicamente, io mi assumo la responsabilità, in tantissime cose, in tantissime sue decisioni, purtroppo io non ero d'accordo, e quando non ero d'accordo io mi sono sempre allontanato o cercare di fargli capire che gli errori che stava commettendo. Una di queste cose è la sentenza di Riso, una di queste cose è la sentenza di Riso, in cui noi avevamo momenti di poter chiudere definitivamente questa situazione, e lui non ha voluto, perché lui, e lo dico, mi assumo la responsabilità, lui pubblicamente lo dico, lui ha cercato di risolvere diversamente le cose, a modo suo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, No. Quindi io prendo il suggerimento di Giovanni Puccio. Sì. Allora, scusami, una domanda, perché siccome i sindaci siete stati tutti bravi, volevo capire se lei ce l'ha mandato lo Spirito Santo sto debito. Girati. Aspetta, poi te lo dico. Allora, falso. Scusa, avvocato, puoi spiegarci cortesemente tutto, tu che conosci la storia. Innanzitutto è falso, perché volevo capire, siccome sei stato più volte, hai mandato pareri per fare delibere 32 e 34 del 1996, le delibere che il signore prima citava qui, 82 e 86, riportata nel decreto della Corte dei Conti, che riguarda la questione dei sindaci, ma non riguarda la questione del debito, perché diceva bene il signore di prima, senza però poi nominarlo, che nel decreto ad acta, del commissario ad acta, dove di fatto si pigliano i soldi del comune, c'è citata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 2006, oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio eredi De Riso, e non 80-82. Quindi il merito chiaramente di aver preso questa in considerazione è del signor Puccio Giovanni. Continuando, deliberazione di Giunta Comunale 2007. Quindi sono bugie. Mi serve per chiedere al signor avvocato che in quelle delibere, che non sono state mai approvate, quindi non hanno alcun valore, perché avevano solo il tuo parere favorevole in cui li invitavi a chiudere la vicenda, non so questi fatti. Volevo capire se è vera o non è vera la storia del decreto del finanziamento dello Stato, in cui la partita si poteva chiudere e non è stata chiusa. E perché non è stata chiusa? Perché se questa questione, come diceva il professore Puccio prima, si fosse chiusa i primi 4 anni, la questione della declaratoria che legittimava la Corte Costituzionale non avrebbe avuto nessuna applicazione. Quindi ti chiedo a questo pubblico di spiegare se è vera o non è vera questa cosa.
guarda, le problematiche che tu poni sono varie, sicuramente all'atto in cui è stata fatta la convenzione, e parliamo fine anni 70, 78-79, non esisteva la declaratoria di incostituzionalità di quelle norme, che è avvenuta successivamente. Questo riguarda il primo periodo di un sindacato traversa, Camastra traversa. Io entro in gioco perché investito della vicenda allorché il 1985 arriva l'atto di citazione. E quando arriva l'atto di citazione io mi ricordo di essere stato chiamato dal sindaco Puccio, Giuseppe Puccio, ci siamo posti il problema, abbiamo aperto, ripeto, una trattativa che è stata consacrata e dimostrata davanti alla Corte dei Conti, perché io davanti alla Corte dei Conti, quella sentenza è frutto pure mio, perché io ho difeso i sindaci. In quella vicenda è emerso ad onor del vero che un pochino tutte le amministrazioni hanno aperto questa fase contrattuale con il Marchese De Riso, e il Marchese De Riso sostanzialmente ha sempre rifiutato di fare l'accordo bonario. Per quanto concerne la legge sull'espropriazione, nel caso specifico non si tratta di un'espropriazione. Siamo legati alla problematica sulle leggi sulle espropriazioni perché nella convenzione che è stata fatta si diceva che l'importo, il quibus, il prezzo era da rapportare a quello relativo alle espropriazioni. Ecco perché siamo agganciati al carro della disciplina sulle espropriazioni, in maniera particolare alla determinazione dell'indennità. Ripeto, io ho dato sempre parere positivo, come ho detto, la migliore vertenza si chiude se non si arriva in tribunale, perché già i tempi biblici del tribunale producono dei danni. Questo parere io l'ho dato a Giovanni, col quale penso di avere collaborato più intensamente rispetto agli altri, no? E l'idea di accantonare, di vendere i famosi capannoni e di raccogliere tutte le risorse per arginare gli effetti disastrosi dei tempi è nata dalla sua testa e dalla mia testa, dalla sua giunta e dalla mia testa. Io quando parlo della testa del sindaco è chiaro che mi riferisco a quella giunta nella quale sicuramente il sindaco Giovanni Puccio ha avuto un ruolo significativo. Così anche a proposito delle previdenze del 1992 e del decreto prima fui io a suggerire all'amministrazione comunale: utilizziamo questa normativa. Tant'è che io ho lavorato sulla convenzione, che probabilmente sarà pure acquisita agli atti, al carteggio di questa pratica amministrativa non processuale ma extraprocessuale. Io ho fatto la convenzione che doveva essere approvata e che doveva chiudere la vicenda. Mi pare che andò in consiglio comunale, poi per problematiche politiche insomma non se ne fece niente. Però insomma, sostanzialmente, ripeto, la volontà delle amministrazioni era quella di chiuderla, poi non si è chiusa per altre vicende, insomma. Ecco. Devo fare io una domanda. Io più che relatore la volevo fare al pubblico la domanda, no? Perché colui che ci ha preceduto non solo mente, ma mente con dolo, perché sa che sta mentendo. E vi dico una cosa, faccio ai cittadini questa domanda: se ogni cittadino ha 1000 euro di entrata al mese, no? E su queste 1000 euro è obbligato a contrarre un mutuo di 800 euro al mese, perché arriva una sentenza con la quale gli dice: o paghi 800 euro al mese oppure ti prendiamo la casa. Gli restano di fatto 200 euro. O mangia
e paga il mutuo, o non paga il mutuo e non mangia, o paga le bollette dell'Enel. E così, o mi sto inventando qualcosa. Per cui non è vero che il comune non paga, qualora dovesse essere vero che ha qualche rata di non pagata al commissario per l'emergenza ambientale. Non la paga, e non è perché non dipende dalla vertenza del Riso, dipende dalla vertenza del Riso perché il comune di Potricello, per aver contratto il mutuo che ha contratto l'amministrazione Geggiano, ma che ha continuato a pagare l'amministrazione Camastra, ha dovuto, forza di cose, per forza di cose, mettere da parte alcuni debiti e pagarne altri, per cui era obbligato a pagare. Per cui il dissesto è assolutamente derivante, se avviene, è assolutamente derivante da questa sentenza, e deriverà da questa sentenza e non da altro. E chi lo dice, chi dice che deriva da altro, sa che deriva da quella sentenza, lo dice solo per discolparsi sue responsabilità, che stasera per un patto di non belligeranza, perché ci siamo tutti imborghesiti, non abbiamo tirato fuori. Perché io so che nel 1996, signori miei, io sono stato denunciato e vado e vengo dalla pretura di Cropani, perché dissi che forse nel 1996 la vicenda avrebbe potuto chiudersi e che qualcuno non ha voluto chiuderla. Io non so di chi sono le responsabilità, ma neanche stasera l'avvocato Sciumbata né gli altri sindaci hanno voluto dire se è vero o non è vero che nel 96, quando io ero ragazzino ci fu la possibilità di chiudere la vicenda del Riso e nessuno l'ha chiusa. E nessuno l'ha chiusa, per cui la responsabilità di questa amministrazione è quella di aversi preso in carico i debiti che altri hanno contratto, e in buona fede assolutamente, che altri hanno cercato di transigere e non ci sono riusciti, in buona fede sicuramente, ma non può assolutamente assumersi la responsabilità di un sicuro dissesto. Grazie. Io volevo innanzitutto ringraziare i cittadini che hanno avuto la pazienza di ascoltare, scusate se c'è stato qualche intervento, ma prima di chiudere volevo dare la parola a un giovane che sicuramente dobbiamo tenere in considerazione, quindi prendiamo anche qualche suo suggerimento, il signor Scarfone. Allora, innanzitutto mi volevo congratulare con tutti quelli che hanno dato sfogo alla loro violenza poco tempo fa. Dal momento che l'hanno dato sfogo, quando il treno era appena arrivato, erano scesi i turisti e abbiamo fatto una bellissima figura di merda davanti ai turisti di Potricello. Grazie. Anche per voi, i turisti l'anno prossimo non verranno a Potricello. Detto questo, io sono molto incazzato con la cittadinanza di Potricello, col paese di Potricello, con tutta Potricello, perché noi abbiamo delle risorse per il turismo meravigliose e non le sfruttiamo mai. Non le sfruttiamo in nessun modo. Possiamo fare degli eventi meravigliosi e non li sfruttiamo. Pensateci bene, sono venuti i nomadi l'anno scorso, due anni fa, e Potricello era piena, ma non perché erano i nomadi un grande nome, cioè anche per quello, però sostanzialmente se una cosa viene organizzata bene, come è stata organizzata quella sera, la gente viene, soveria Simeri, con la cagata della birra, perché alla fine è una minchiata, perché sono quattro stand che mettono birra, è un nome che fa il concerto, no? Soveria Simeri ha tirato migliaia e migliaia di turisti fino a quest'anno che hanno chiuso per motivi di crisi. Ok, allora io innanzitutto volevo congratularmi per la meravigliosa espressione della vostra violenza pubblica che potete tranquillamente tenere nel privato. La seconda cosa, io trovo che questo incontro di oggi, per quanto possa essere stato chiarificante, è stato sostanzialmente inutile, perché per ore avete parlato di cose. No? Avete detto no, ma forse noi siamo stati bravi, no, ma forse la colpa è degli altri, noi siamo stati bravi, ma la colpa è degli altri, no, ma non si poteva fare niente, però non è uscita fuori nessuna effettivamente proposta concreta che doveva uscire da questa discussione. Per cui sostanzialmente, a parte un intervento che effettivamente ha portato la tranquillità e da cui è partito anche il mio applauso, non so se sinceramente, perché sinceramente finalmente ho sentito dire una cosa, non dico seria, perché tutti gli interventi sono stati seri, ma sensata, e tra serio e sensato c'è una grande differenza. Quindi, a parte la mia...
No, sì, no, non è un'amnesia. A parte la mia avversione all'italiano, perché ormai io parlo soprattutto inglese, non c'è niente da fare. Il mio suggerimento per il futuro è la prossima volta, per favore, prima di fare una cosa del genere, prima di venire qua a riunirvi, non parlo solo a chi è intervenuto qua, parlo anche a chi si è alzato in piedi dal posto del pubblico. Lasciate a casa le incazzature personali e le cose varie, perché per un paese che vive di turismo l'immagine del paese è una cosa importante. Bisogna sapersi vendere, ma non dal punto di vista di prostituirsi, ma bisogna sapersi vendere nel senso di valorizzare quello che è buono. E vedere una cosa del genere, uno che scende appena dal treno, non è buono. Volevo dire solo questo. Francesco, proprio perché io apprezzo la tua sincerità e la tua lealtà, non sono d'accordo sul fatto che l'iniziativa non abbia sortito alcun effetto. Io credo che noi dobbiamo chiudere, lo farà il sindaco perché è compito suo, con l'impegno che ognuno di noi lavora per poter risolvere questo problema. E credo che l'obiettivo, ma non era una soluzione che si può trovare così, sono venute fuori delle proposte, il professore Pucci ha fatto delle proposte, il professore Ciurlei ha fatto delle proposte, l'avvocato ha fatto delle proposte, io ho tentato di fare, cioè sono questioni problematiche che, come dire, devono avere intanto la condivisione e la partecipazione dei cittadini, perché è un problema fondamentale per la democrazia, e credo, come dire, che al di là di questi atti che ci sono stati, che, come dire, rientrano anche, diciamo, in una discussione politica, l'obiettivo è stato raggiunto perché insieme ci siamo parlati, forse, come dire, l'augurio è che sia un buon inizio e possa continuare nella prospettiva la discussione rispetto alla quale noi possiamo ragionare insieme indipendentemente dalle postazioni politiche. Ok, io rinnovo le mie scuse personali in qualità di sindaco e di organizzatore di questa manifestazione nei confronti dei cittadini che, per quanto è successo, per qualche piccola incomprensione che è venuta fuori. Io sono qui sempre a disposizione a recepire qualsiasi possibilità di dialogo sia con i cittadini, con l'associazione, con i partiti politici, per trovare una soluzione, per trovare un suggerimento, per ricevere qualche indicazione su come possiamo evitare questo paese che vada veramente al dissesto. Io ringrazio nuovamente tutti i cittadini, vi do la buonasera e un arrivederci a presto, perché questa iniziativa sicuramente dovrà riproporsi di nuovo, ma cercando di farlo in un clima più sereno e più produttivo, quindi con maggiore ecco. Forse c'era il signor. No, ok. Grazie a tutti e buonasera.